Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città, Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore, facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché, resi partecipi per grazia del mistero della croce, possiamo aver parte alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami d'ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che seguiamo esultanti Cristo nostro Re e Signore di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli a me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora, questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da sola. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Inizia la settimana santa, inizia con questo gesto dell'ingresso di Gesù, rievocativo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, dove la gente lo riconosce re e messia. Sentiamo anche noi, dai più piccoli fino ai più grandi, quell'interrogativo: chi è costui? Chi è Gesù? Chi è Gesù per me, per ciascuno di noi? Lui è il re, il messia. Ma che cosa significa questa terminologia così non usuale per noi? Significa: lui è il senso profondo della nostra vita, la bellezza della nostra vita, quella che andiamo a cercare in ogni momento, ce la dà Gesù. Come ce la dà Gesù? Ecco, lui ce lo ha descritto con un gesto grande di umiltà. E quel gesto grande di umiltà, che non va su una Maserati, Gesù non va su una Ferrari, non va su un asino, un gesto di umiltà. Però la gente riconosce in questo grande gesto di umiltà la regalità di Gesù e stende per le strade i propri mantelli. E qui i padri della Chiesa ci hanno detto che quei mantelli devono essere la nostra vita sulla quale passa Gesù. E se Gesù passa
sulla nostra vita, la nostra vita non potrà che essere bella. E allora adesso iniziamo questa processione verso la cattedrale cantando quello che abbiamo sentito pronunciato nel Santo Vangelo. Osanna al figlio di Davide, Osanna al Redentore. Osanna al figlio di Davide, Osanna al Redentore. Osanna al figlio di Davide, Osanna al Redentore. Signore Dio mi assiste, per questo mi resto svergognato.
Per questo reggo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù. Allora Pilato gli disse: non senti quante testimonianze portano contro di te? Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai sorpreso. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato. All'uscio, in quel momento aveva un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato Cristo? Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù.
sia crocifisso. Ed egli disse: ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: sia crocifisso. Pilato, visto che non teneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa, lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo dividevano: salve, re dei Giudei! Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggere. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fieno. Egli lo assaggiò, ma non ne volle sapere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole esse. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto dalla sua condanna: costui è Gesù, il re dei Giudei. Io su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani. Che significa? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito: ginocchiamoci un istante. I sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Ricordate, attenti bene, Dio, il profeta Isaia, tanti anni prima di Gesù: il Signore mi ha dato una lingua da discepolo, da alunno. Che cos'è inglese, francese, tedesco? La lingua da alunno. Cosa significa? Mi ha dato una lingua da alunno, da discepolo. Il discepolo, l'alunno, ripete quello che ha, ciò che ha imparato da chi? Dall'alunno, dalla maestra, dal maestro, dall'insegnante, d'accordo? Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo, da alunno, però dice mi ha aperto l'orecchio, cioè è un po' di cerume,
uno non è sordo, se uno parla e l'altro non ascolta o non riesce a sentire, vuol dire che è sordo. Mi ha dato, mi ha aperto l'orecchio e mi ha insegnato alcune cose. Quali sono di quei grandi le cose di cui parla invece il profeta Isaia? Effetti speciali? No, mi ha fatto capire che cosa significa la passione di Gesù. E per questo, dice, mi ha dato un volto duro, cioè ci vuole carattere per capire queste cose e per incarnare e vivere il Vangelo che abbiamo sentito. Ci vuole carattere, non mollezza, non tiepidezza, non superficialità, ma ci vuole carattere. Ragazzi e bambini, volete essere di carattere? Sì o no? Sì! E allora dobbiamo imparare a incarnare nella nostra vita ciò che abbiamo sentito nel Santo Vangelo. E qui vado a chiudere, quel Gesù che prima era stato acclamato re dei giudei, poi a un certo punto se lo rimbalzano come a calci un pallone scacciato da una parte all'altra, Giuda lo tradisce, Pietro lo rinnega, eccetera eccetera. Pilato dice: che cosa ne farò di questo Gesù? Che cosa ne farò di Gesù? Ecco, ciascuno di noi ha ricevuto Gesù nel battesimo. Che cosa ne farò di Gesù? Un interrogativo che è sempre, deve essere sempre presente nella nostra vita, va bene? Intanto Gesù è già morto per noi, ed è anche risorto. Ma noi, che cosa ne vogliamo fare nella nostra vita? Auguri a tutti quanti, buona settimana santa. Si incammina con il tuo figlio verso il Calvario. Fa che dopo averlo acclamato nel giorno dell'esultanza, lo seguiamo con amore nell'ora oscura e vivificante della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Thank you.
possiate avere parte alla sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.